Benvenuti amici, io sono Salpippo, oggi siamo su Holy Purge, gioco fighissimo anche multiplayer, in cui appunto uniamo le forze per esorcizzare il male che incombe e che ci circonda. Quindi non vedo l'ora di provarlo, io inizierei, cioè io proverei direttamente il multigiocatore, tanto abbiamo la possibilità sia di ostare il gioco sia di trovare una partita. Quindi ammesso che ci sia gente che abbia ostato un gioco, io andrei a trovare una partita. Nessun server trovato, quindi non c'è nessuno che effettivamente sta ostando una partita. Buono, buono. Allora, o la osto io oppure andiamo a provare il gioco in giocatore singolo. Allora, seleziona la mappa, difficoltà, normale, seleziona la mappa, esorcismo, oppure village. Dove siamo, su Resident Evil? Io metterei il village. Difficoltà, hard, plug, novice. Io metterei novice, va. Vediamo un po' di capire il gioco, mettiamo novice. Inizia il gioco, vediamo che c'è da fare. Allora, per metà tradotto e per il 90% no. Quindi, oh, anch'io mi ho sbloccato, così nel dubbio. Attenzione, non si raccolse. Leggete voi. Il bestiame è scomparso. Le persone stanno morendo. Questo posto è maledetto al diavolo stesso. Sti cacchi. C'è ancora una strega malvagia in acquato nella foresta. The people are losing hope. Some have decided to leave their village and chance it in the forest. But it takes weeks to walk to the next village. It has something to do with the creatures. Probabile. You must release the witch's curse. Dobbiamo. Rumor has it someone has sent for help, and they are on their way. I pray to remain strong. Un gruppo di preti. Dobbiamo esorcizzare le streghe, ragazzi. Bellissimo, non vedo l'ora. Let's go and protect God's children. Allora, abbiamo la possibilità di utilizzare una croce che non mi si equipaggia. Perché? Ma non ho capito perché alcune volte mi si equipaggia, alcune volte non mi si equipaggia. Iniziamo malissimo. Se, lì dice uno. Ogni tanto, vabbè. Che volete che... Che volete che ogni tanto mi appare? Vabbè, premo tab. Premo tab, inventario. Ok, perché poi io premo, ma la croce mi appare dopo due secoli. Allora, suggerimenti, attiva H per obiettivi. Il demone non può essere ferito, mi fa piacere. Usa la santa croce quando si attiva per rallentarlo. Corri o trova una copertura per evitare la morte. Adesso forse mi si attiva. Non mi si attiva manco per niente. Ok, quando cammino mi si attiva. Non lo so, mi si attiva la croce. Che devo fa? Leggi note, trova chiavi, sblocca rituali. Allora, H. Ok, è quello. Vabbè, dobbiamo andare lì, presumo, no? Con la croce alla mano non la tolgo più. A sto punto non la tolgo più. Io dovrei andare di là, giusto? Il demone dov'è qui? Qua che c'è? Rimuovi una candela. O con E. Requisito una candela. Rimuovo una candela, però mi serve una candela. Quindi da piazzare qui, ovviamente, ho capito. Allora, vado dentro. È possibile andarci oppure scavalco. Posso scavalcare in qualche modo. Oh, door. C'è la porta. Dico, fogliettino. Press F. Polli scomparsi. È ricominciato. Tre giorni fa abbiamo perso dei polli. Oggi ne ho persi una dozzina. Non li troviamo nel villaggio. Con questa perdita improvvisa mi preoccupo di nutrire la comunità per l'inverno. Qualcuno ha incantato la nostra città. Ma chi? Non c'è molto che possiamo fare. Ma preda. Preda. Prega per essere perdonato dai nostri peccati. E prediamo. Allora, lì c'era qualcosa. Una chiave. Trova la grotta delle streghe. Usa la chiave della grotta per entrare. Perfetto. Andiamo alla grotta delle streghe, che presumibilmente si trova lì. Quindi andiamoci. Sempre con nonchalance. Vediamo un po' dov'è che andiamo a parare oggi. Sembra il villaggio di Resident Evil Village. Guarda caso. Allora, di là c'è qualcosa. Buio come, non, come la peste. Speriamo di non incontrare la strega. Altrimenti ci possiamo aggrappare al cactus. Perché qui la croce ogni tanto mi si mette, ogni tanto non mi si mette. Quindi la teniamo messa nel dubbio. Quanto è lontana sta grotta? E che cos'è? Andiamo alla grotta. Ma che ci andiamo a fare alla grotta? Andiamo a incontrare le streghe. Ma lasciale vivere. Chi se ne frega. Allora, signora strega. Ecco, interagisci Wooden Gate.
Oh, signora strega, dovrebbe lasciare in pace i miei polli, per favore. Altrimenti ho una croce equipaggiata, non ho paura di utilizzarla. Ecco, illumina l'oscurità, potresti darmela prima, no? Trovo un totale di 3 lanterne per illuminare il percorso della grotta. Ma io non vedo niente. Le lanterne, deposita, dobbiamo trovare le lanterne prima. Dove cacchio sono le lanterne? Ah, ok, questa. La scippo da qua e la metto lì? No, perché questa è già posizionata. Che buongiorno. Siete amici o nemici? Rilevatevi, rivelatevi. Io ho una croce in mano e lei non può entrare qui nelle streghe, perché siete dei lupi mannari. Ma la posso utilizzare in qualche modo? Ok, mi brilla comunque. Poi scompaiono. Forse. Io ho una croce, non ho paura di utilizzarla. Ecco, le do fuoco perché tanto c'è freddo. Bruciate all'inferno. Chi l'ha visto? Oh, l'abbiamo ucciso. Che brucia all'inferno. Brutto, brutto essere. Ok. Oh. E così imparate. Miner's Cave. Brutto essere, ho ucciso tutta la tua famiglia. Crepacci anche tu, che ci vivi a fare da solo. Ma da dove spuntate? Ma che c'avete? La mamma sempre incinta. Che cos'è? Oh, suonano delle campane. Io andrei. Non ci vado più, non suonano più le campane. Vabbè, quindi che devo fare? Dove le trovo le lanterne? Non c'è più manco il simbolino che mi indica dove andarla a trovare. Dove le trovo queste lanterne? Io mi sono disperso qua nel bosco con i lupi mannari. Dove cacchio vado? Avete lanterne qua? Ecco qua la chiesa. Io nel dubbio me ne vado in chiesa. Posso scavalcare? Ma mi sbatto sempre la... Muorici! Io mi sbatto sempre la croce in faccia per autopunirmi del fatto che non trovi le lanterne. Lì c'è una lanterna. La finiamo! La finiamo! E che cos'è? Sente, gente, per favore. Sentite, brutti esseri. Che è? Holy Church. Vado alla chiesa. Lei è amico o nemico? Che è? Un po' l'ho trovato. Pumpkin. Ho preso una zucca. No. La croce non me la mette. Vai via, brutto essere. Vai via. Rimani lì, strega malvagia. Io voglio prendermi il mio pollo. È morta. Che cacchio è? Mi sento un po'... Vabbè, le zucche, che me ne faccio? Io me ne vado. Vabbè, entriamo qua. Mi serve la candela qua. Interagisci con la door. Oh, andiamo ad esplorare qui qualcosa. L'health drink lo prendo, nel caso qualcuno mi facesse del male. Però non c'è altro. Salve. Lei è amico o nemico? Village person. Lei c'è un lupacchiotto che sta entrando. Però lei non si preoccupi, signora. Ci sono io a proteggerla con una croce illuminante. Allora, lei parla? Ok, holy healers. Ma sta entrando, no? Allora, signora, che dobbiamo fare? Paura che qui mi entri il lupo. Si sbrighi a parlare. Che cacchio vuoi? Preparing supplies. Prepara quello che devi preparare. Per favore, la cena alle 8. Perché dopo poi non riesco a digerire più. Stati zitta che do le cifellette. Allora, vediamo un po'. Il processo alle streghe. Punito dalla legge per aver praticato... Che è? Sto leggendo. Per aver praticato la stregoneria. Riconosciuto colpevole di sabotare il racconto della comunità. Jenny Eboti, Francesca Gioia e Kathleen Johnson. Che Dio ti perdoni per i tuoi peccati e che le tue anime riposino in pace. Auguri, figli maschi. Allora, niente, me ne vado, signor. Lei sta preparando quello che deve preparare. Interagisci. Vabbè, signor, lei faccia quello che vuole, perché qui c'è un lupo che si vuole intersecare con la casa. Me ne vado. Lo uccidiamo perché già mi ha frantumato le scatole. Là c'è la strega. Io non ho capito che cacchio devo fare, però. Mi dice di trovare le lanterne, di metterle lì. Ok, ma io le trovo, però non le prende. Oh, finalmente. Aspetta, la croce. Non me la mette. Frantumascatole, però. Che frantumascatole. Se prendo la lanterna, ho due mani, in teoria.
Se prendo la lanterna posso anche prendere la croce. Senti, tu ci hai frantumato anche tu le scatole. Vai via, strega dello schifo. Magari è nell'inventario. Aspetta un attimo, facciamo tornare la ramoscellotta nel regno dei morti. Se si spinge, perché lei avanza. Lei avanza, avanza imperterrita verso di me. Mi sono incastrato. Che cacchio è? Mi sono incastrato. La legna mettetela in casa. Non va più via. La croce si è rotta. Che palle. Dai, su. Anche dietro. Via che me la corro. Via che me la corro. Come si esce a st'inferno? Mi butto, mi spacco le ginocchia per terra. Però sono salvo. Forse. Dai, basta. Basta con sti lupi. Ma che c'è? La mamma sempre incinta. Ma ne partorisce uno ogni 5 secondi. E dai. E basta. Mi fate vedere questo inventario, per favore. Ho una zucca. La lampada l'ho presa. La mia vita ce l'ho. Vabbè, possiamo andare avanti. Dobbiamo recuperare tre lanterne. È inutile che me ne vado io. Posso scippare quelle appese? Queste non si scippano. Basta. È notte. Come fa a cantare il gallo? Dai, su. Devo recuperare tre lanterne io qua. Dove cacchio sono le altre lanterne? Fammi un po' vedere. Interagisci. C'è niente qua? Un altro scemo del villaggio, no? Niente, allora me ne esco. Sono sempre allo stesso punto. Gira e rigira, mi trovo. Oh, quella la prendo. Lupacchiotti permettendo. Via. Distruggi Lupacchiotti. Distruggi il fratellino. Distruggi la sorellina. Siete tutti uguali. No, questa è la pietra. Allora, mi fate prendere quello schifo di lanterna. Basta. Non ne posso più. Non ne posso più. Fate prendere sta cacchio di lanterna. No space for item. Ma come? Butta la zucca. Butta la zucca. Questa, buttala. Aspetta. Hold. Aspetta, mi sono ammazzato. Butta. Esci da sto corpo. Esci. Che frantumascatole che sei. Devo prendere la lanterna lì. Però non ho più spazio. Sta vomitando la strega. La strega che vomita. Mi sono incastrato. Me ne vado, ho capito. Me ne vado. Come siete in ospitali in questo posto orribile però. E adesso non ricordo più dove era la grotta. Qua però loro lo sanno dove mi trovo io e dove è la grotta. Mi ci portate voi per favore? Magari dentro la grotta ero un po' più salvo. Ecco, Manescape, trovato. Allora, qui ero più salvo. Allora, mettiamo una torcetta qui. Dov'era? Qua. Oh, fatto, depositata. Edible, flash, possiamo mangiarla. Ma buttarla? Hold, drop. Oh, alleluia, butta sta cacchio di cosa. Qua possiamo mangiare, possiamo berla. Il drink, beviamo il drink. Usa. Oh, perfetto. Oh, fatto. Andiamo a continuare ad esplorare. Vediamo che c'è qua. E qua non possiamo andarci perché ci serve l'altra lanterna. Meglio, sempre meglio così. Ciao porcellino, sei il porcellino Mr. Meat? Vabbè, intanto mi frego la lanterna, va. Ok, abbiamo un altro spazio. Metti la croce. Ok. Abbiamo un altro spazio per un'altra lanterna, giusto? Sì, quindi cerchiamola. Da queste parti un'altra ci deve essere. No, le zucche lasciamole. Galline varie ed eventuali. Lupacchiotti varie ed eventuali. Bruciata all'inferno. Farm door. Niente, qua non c'è un'altra lanterna. Siamo usciti proprio. Ma se sbruciacchi i polli che succede? Non succede niente. Che cos'è? La riscossa dei lupi mannari. Alla riscossa. Mi sa molto di Resident Evil Village. Secondo me hanno preso qualche spunto. Perché troppi lupi mannari, troppa zona simile. Però mancano le torce. Dov'è l'altra torcia? Eccola, trovata. Trovata, me la piglio e me ne vado. Croce, che qua ci disintegrano. Dov'è? Lo sapevo. Crepacci, brutto essere. Dai.
Ma quanti lupi siete in questo postaccio? Allora, dov'era la strada? Io che mi perdo sempre la strada. Eccomi. Vediamo se riusciamo a posizionare. Mi segue, no? Crepaci! E qua non ci arriva la croce. Il raggio d'azione è troppo corto, sta croce. Che cos'è? Allora, mettiamo la lanterna. E vediamo cosa nasconde questa grotta. Lanterna, dove? Qua? Dove? Dov'è? Dov'è il posto per la lanterna? L'ho perso. Qua, ok. Tac. E vediamo un po' di più. Sembra la strega. Continuiamo ad esplorare per i postacci buissimi. Fatto. Fatto. Però ancora mi dice trova un totale di 3 lanterne. Le ho trovate le lanterne. Ora? Che si fa? Si va di là? Salve. Cacchio. Ho liberato la strega. Che cacchio sta succedendo? Ho liberato la strega. Obiettivi aggiornati. Insert chicken. Ma come? Ci vogliono 5 polli. Dobbiamo sacrificare 5. Save the village progress. Ok, trovo un totale di 5 polli nel villaggio. Sacrificali nel calderone per annullare l'incantesimo della strega. No, vabbè. Allora, io vorrei capire una cosa. Se io esco dal gioco, devo rifare tutto? Che così magari ci continuiamo un'altra volta. Per evocare l'energia appena oltre il nostro mondo, devi prima sacrificare le energie di colore che sono qui, in questo mondo. 5 anime faranno da ogni essere vivente. Mescola i loro resti insieme agli ingredienti segreti dell'alchimia. L'energia che scorre attraverso si connette con il tuo stato di presenza. Sii di coscienza pulita e sentirai amore. Attenzione, sii di confusione, la malvagità e l'oscurità infetteranno questo mondo come una piaga. Che belle premesse! Ah, io vorrei capire, se io esco, giusto, menu principale, così nel dubbio, giusto, io riprendo il gioco da qui, oppure devo rifare tutto da capo? Perché se devo rifare tutto da capo, una grandissima rottura di scatole. Nuovo gioco, che bello! Vabbè ragazzi, casomai me lo rigioco per fatti miei, al prossimo video continueremo esattamente da lì, dal recuperare i polli. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, vi piace? Ovviamente fatemelo sapere lasciando tanti bei like. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella e poi c'è tutto al prossimo video.